Invece sono curiosa di sapere, per chi mi vuole rispondere, in che maniera è stato attualizzato, perché immagino che insomma, ci sia stato anche un lavoro di adattamento per avvicinare questa storia vecchia, insomma, un personaggio insomma, antico, perché sono più di 60 anni, come è stata attualizzata la storia per renderla più appetibile a un pubblico di ragazzini contemporanei. Questo dovrebbe Ti serve parlare un aiuto? esperto, esatto. A parte si parla della riforma della giustizia anche in Sì, Astropoli. è Sì, vero. hanno tutti dei calzini assurdi, a parte questo. Ma Astropoi, come dicevi, del 51 come ideazione da parte Occhio di che è partito, eh. la faccio bene, non partirò dal 51 per arrivare ad adesso, però era comunque un fumetto di fantascienza, quindi raccontava di questa metropoli dominata dall'ingegno umano che è riuscito a creare grandi macchine, una bellissima vita, però a costo della vita sulla terraferma, perché poi loro volano. L'attualizzazione, quello che ho notato io, è nei dialoghi ovviamente, cioè nel rapporto che c'è tra le persone. Si nota subito che è americano come tipo di rapporto, come gang, come si parla tra loro. C'è poco del giapponese, no? Nel rapporto tra un adulto e un bambino, che è molto più quadrato. Però ti fa rendere conto di come nel 50 anche la fantascienza comunque raccontava questo, di possibilità di città addirittura volanti. Ma la parte più bella è quella che ha detto Silvio prima, la ricerca del diverso, di appartenere a qualcosa, a qualcuno. E Astro è quello che cerca di fare in tutto il film. I nostri tre personaggi sono il contrappunto comico, diciamo, della situazione, che la guardi da un certo punto di vista e ridi, però sono tre robot che non vogliono essere solo al servizio degli umani perché hanno la loro coscienza. Però loro tre, quello che ha fatto ridere noi, sempre citazione di Asimov, Le che i regole della tre robotica. che devono rispettare le leggi della robotica e quindi cercano il modo per sequestrare un umano e torturarlo, però come farlo seguendo le leggi della robotica? Quindi c'è sicuramente Asimov per quanto riguarda le leggi della robotica, c'è un. Io direi di ordinare le pizze. Sì, c'è un modernamento, no? Dell'ambientazione, del disegno, però incredibile che tu lo vedi e per chi conosce Astro Boy del 50 è Si Astro ritrova Boy, non è immediatamente. che l'hanno cambiato stravolta, è Certo. proprio lui, quindi il massimo rispetto che c'è stato, questo ci ha fatto molto piacere. In effetti adesso che lui ne parlava, c'è un discorso che devo dire nel 50 non so quanto fosse attuale, oggi lo è tantissimo, proprio quello che lui diceva, cioè nel fatto che si delinea un mondo in cui esistono due mondi che non si devono assolutamente toccare. Metro City, una città ideale, che non deve essere minimamente né sporcata né infangata dalla terra, dalla verità della terra, cioè da tutta gente considerata spazzatura. Roba che oggi ne vogliamo parlare, scusa. Aspetta il microfono perché altrimenti. Sì, no, Così ti sentiamo tutti. Wells ovviamente Sì, è in ogni ma è caso anche una cosa che sì. se ne parli oggi non puoi non pensare a quello che noi stiamo vivendo. Cioè, forse io quando l'ho visto ho detto, ahimè, devo dirlo, ho pensato, è il sogno di Umberto Bossi, forse questo, nel senso che è un'Italia staccata dal mondo, che vive sospesa, dove, che non viene e che non rischia che nulla del mondo circostante possa entrare illegalmente in questa terra sospesa. È molto attuale. C'è una domanda lì? No, infatti io mi aspettavo nella lezione iniziale, no? I robot fanno questo, fanno quello, fanno i lavori che noi non vogliamo, che poi alla fine iniziasse, meno male che Silvio c'è, poi appunto non so, poi, e quindi non era. È stato anche robot, ti fermo, Non era così, Silvio è esatto, stato anche presidente robot. Robot, È presidente stato anche robot. presidente robot. Lo dico Sì. subito, no? Perché sennò polemizziamo, no? Tra l'altro volevo segnalarti Uscirà. che il presidente robot porta a casa Mike il frigo, se rimane gli dà 1.000 euro. Se va via 500, la busta.
Allora, a parte il fatto che sono preoccupato anch'io perché ho dei calzini turchesi, non sto scherzando. No, mi chiedevo, adesso io sono appassionato di fumetti e di animazione, ma non così tanto da ricordarmi tutto la storia di un tempo, e quindi vi volevo chiedere, a me sembra che ci sia stato un adattamento, soprattutto nelle figure più politiche, insomma questo presidente ossessionato dal consenso popolare probabilmente non è stato tratto dall'Italia, però insomma voglio dire ha sicuramente un adattamento molto moderno, perché anche quando è ossessionato da questo avversario che lui chiama fricchettone, una cosa del genere, hippie, io non ricordo questo aspetto così tanto politico, ricordo la stratificazione della società, però non ricordo l'aspetto così politico, quindi chiedevo una consulenza. E se a voi ha affascinato anche questo messaggio, perché è un cartone animato che mi sembra molto adatto ai bambini e allo stesso tempo dalle leggi della robotica al sottotesto politico ha anche temi molto adulti. Beh, vado io. Sì, stavo pensando infatti che è tremendo che noi, guardando questo cartone animato, abbiamo così tanti riferimenti casalinghi, no? È una cosa anche un po' inquietante. C'è un aspetto in questo cartone animato che sicuramente è di estremo interesse per me, perché appunto in questi film, attraverso una metafora, si parla sempre di una situazione reale, contingente, di un problema così invadente come quello dell'integrazione in realtà. Volendo c'è un discorso, una specie di filo rosso che passa dalla sottotrama sentimentale alla sottotrama diciamo più politica, il cui senso è sempre lo stesso, è accettazione, è bisogno di integrazione, è il bisogno che questi due mondi si uniscano e che i robot vengano considerati bambini, nel caso di Astro Boy, a tutti gli effetti. Perciò è sicuramente un cartone animato che ha tante cose da dire e che lo fa secondo me in una maniera veramente eccezionale. Sì, non è neanche detto che sia voluto, come, nel senso, non tutto quello che uno percepisce poi è quello che deve immaginare che l'autore voleva suggerire appositamente. Quello che mi fa riflettere è che se io vedo in un cartone con Astro Boy dedicato comunque ai ragazzi delle problematiche che percepisco adesso, in questo momento, è uno specchio, nel senso, io ci vedo quello, se probabilmente lo facessero in Svezia, la proiezione in Svezia non avrebbe lo stesso effetto, no? A chi chiede uno svedese, ma ti sembra il tuo primo ministro? No, probabilmente no. Sì, però a me ricorda anche District 9 come situazione, no? Cioè, sì, esattamente quello, sì, infatti, è una percezione mondiale probabilmente quella che sta succedendo in queste divisioni, quindi... Secondo me il macro tema della distinzione appunto tra Metro City, la città ideale e quello sotto è proprio la distinzione tra mondo occidentale e Africa. Noi è capitato per fortuna andare spesso in Africa, e la stessa indifferenza che c'è proprio, diciamo... Però veramente i riferimenti al panorama italiano che sono assolutamente casuali, ma anche il fatto che i tre personaggi che facciamo noi siano questi tre di sinistra che vogliono fare la rivoluzione, non sanno che cacchio fare e perché, ha un riferimento evidentissimo col panorama italiano. Cioè questi vogliono fare la rivoluzione e alla fine vanno lì e gli fanno il solletico con una piuma. Ditemi se non è il programma del PD, cioè sintetizzandolo, no? Se uno volesse avere due punti. Quindi è chiaro che insomma, cioè, noi ci vediamo quello che ci vogliamo vedere, però è veramente da un po' di anni, noi siamo papà e quindi ci capita di vederli più spesso. Silvio non può più vedere Nemo perché la pianta, io non posso più vederlo perché me l'ha fatta al peperino, perché a casa mia è a ciclo continuo, praticamente c'è il ritmo. Però devo dire che uno ha la fortuna di vedere tutto e al di là di alcuni film, alcuni lungometraggi di cartoni animati che sono semplicemente magari un divertissement perché è una serie di gag, ci sono dei film che sono proprio belli, proprio anche, cioè che hanno un messaggio. Un po' di sere fa appunto con mio figlio mi diceva ho capito che questo film vuole dire questa cosa, no? Cioè Shrek, il valore del guardare l'altro al di là dell'apparenza, Nemo, il padre che deve lasciare comunque il figlio anche se c'ha la pinna atrofica. E
in Astro Boy mi sembra che ci siano anche tanti livelli, proprio ce ne sono tanti di cose di insegnamento. Noi i pezzi che abbiamo visto al doppiaggio sono proprio commoventi, cioè c'è un'atmosfera che secondo me è bella, Blade Runner quasi, no? Però ma colorato, esatto, Blade Runner colorato. Diciamocelo, noi non facciamo altro che aspettare il 2 fondamentalmente. Esatto, siamo altro che il 2. No, infatti io mi chiedevo, ci sarà proprio